lattine, contenitore di mangime di animale. Come mai lo buttano per terra? Non lo so mica io. Tante lattine, tanta carta. Tutto lanciato dal finestrino. Tutto lanciato dal finestrino, sì. Qui abbiamo un mezzo sacchetto di plastica che ho iniziato un quarto d'ora fa. Lattine buttate da tutte le parti. Pneumatici, bottiglie di birra, quelle non mancano. Gira il mondo. Abbiamo caricato. Siamo andati in fondo. Al confine. Tornati dove c'è il cartello di Loiano. Siamo tornati indietro. Altrettanto un'altra cosa. Era pieno un'altra roba. Quelle due televisioni lì, più il ferro, più dell'altra roba che l'abbiamo buttata. È incredibile. Quindi roba che avevano buttato dopo che avevate già pulito. Sì, 5 minuti. Il cassonetto che è pieno murato. Il cassonetto è pieno murato. 6 o 7 sacchi di rusco. Come si dice a Bologna, bottiglie, mascherine, bottigliette di plastica, lattine, 3 copertoni che abbiamo messo lì vicino ai cassonetti e poi dopo per il resto sigarette e tutta minutaglia, ecco, che però sicuramente le persone buttano fuori dal finestrino, si poteva tenere magari dentro la macchina e poi dopo buttare a casa. È il bilancio di una mattinata di pulizia dai rifiuti che vengono abbandonati nella natura. Ma cercate un bidone invece che buttarle via? Così hanno festeggiato il 50° anniversario della Giornata Mondiale dell'Ambiente i volontari di Viva il Verde, a conclusione del Bologna Montana Evergreen Fest, svoltosi nei comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Delle cicche, della plastica, delle bottigliette, dell'alluminio naturalmente e poi qualche ingombrante particolare, gomme eccetera, che col camion sono passati a prendere, insomma. Però il pezzo di strada che abbiamo fatto noi era abbastanza pulito perché i frontisti puliscono davanti a casa. Scontrini. Due pacchi. Due interi. Pacchi interi. E butta via come se niente fosse. Ci sono anche tanti bambini, questo è importante, un bel segnale per mantenere il nostro territorio in una maniera idonea, pulita e rispettarlo. Di qua e di là dal semaforo troviamo di tutto, le persone che si fermano, che buttano fuori dal finestrino, è un peccato. Non ci vorrebbe molto, basterebbe tenerlo un attimo lì fermo in macchina, quando scendi trovi un bidone che ne trovi delle pattumiere finché ne vuoi, cerchiamo di non buttarla per terra. Perché ci vuole solo un po' di buonsenso, non ci vorrebbe molto. Cerchiamo di darci una mano l'uno con l'altro, per cortesia ragazzi. Dai, coraggio, ce la possiamo fare. Ha partecipato all'iniziativa anche Francesco Barberini, 15enne, aspirante ornitologo e divulgatore. All'età di 10 anni il presidente Mattarella gli conferì l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi. Quando pensiamo alla natura, alle aree verdi ci vengono molto spesso in mente aree magari tropicali o in altri continenti, ma dobbiamo partire, noi che viviamo in Italia, soprattutto dai nostri luoghi e dai nostri territori, che sono pieni di natura e pieni di uccelli e di forme di vita, che dobbiamo proteggere sia perché sono bellissime e hanno molte storie da raccontare, ma anche perché sono importantissime per gli ecosistemi. E come si fa? Nel senso che la cosa principale che io cerco sempre di far capire è la consapevolezza che ci deve essere, quindi la consapevolezza, quindi il capire che ci sono moltissime specie attorno a noi che corrono moltissimi rischi e che quindi noi le dobbiamo aiutare. E poi le azioni vengono da sole, perché se c'è la consapevolezza allora ci sono anche le azioni per proteggere l'ambiente. È stata un'edizione molto, molto impegnativa, iniziata sabato scorso con la staffetta ambientale che ha attraversato tutto l'Appennino emiliano e poi nel corso della settimana ci sono state un'infinità di eventi. Noi ci ritiriamo molto 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 soddisfatti.